Questo video è in collaborazione con Grande Inverno e Fantasia Store, dove se inserirete i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto e con i network Keyforge Italia e Crazy Killing Machine. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Come già vi avevo anticipato due video fa, durante il periodo del Lucca Comics avrei mostrato a tutti il contenuto dell'articolo principe dei Campfire. E non sono mancati dei forgiatori che mi hanno chiesto a tal proposito: conviene per chi gioca a Keyforge comprare la Bag of Lucca? In questo video risponderemo alla domanda, andando ad analizzarla nel dettaglio. Andiamo a dargli un'occhiata. La Bag of Lucca è un prodotto unico nel suo genere, dato che con i tempi che corrono avere degli articoli direttamente recapitati nel proprio punto di aggregazione ludica ha accorciato le distanze tra la città che ospita la fiera e la vostra. Per ritirarla, come mi ha confermato Don Quixote Matt, che saluto, basterà esibire il codice QR che avete ricevuto subito dopo l'acquisto della bag. Quindi vi consiglio di fare uno screen e salvarlo in galleria per averlo immediatamente a portata di mano. La busta che contiene tutti gli articoli è fatta di materiale tessile di color nero 100% cotone, con su stampati a chiari caratteri sulla parte frontale il nome della fiera e sul retro gli sponsor dell'evento. Troverete diversi articoli di editoria, come ad esempio un piccolo opuscolo delle edizioni BD, che avrà al suo interno un cartonato lucido sul fronte e normale sul retro, che pubblicizza il fumetto horror degli autori James Tynion IV, Werther Dell'Edera e Michel Muerto, Something is Killing the Children. L'anteprima del fumetto fantasy, Critical Role, Vox Machina alle origini, che narra le gesta prima delle grandi imprese che hanno visto i protagonisti della web series che dal 2015 al 2019 ha intrattenuto milioni di spettatori. Per i più curiosi, in descrizione troverete il link al canale YouTube. È un dépliant targato Cosplay Project con tutti i cosplayer e le cosplayer che si sono prestati alla realizzazione di questo opuscolo. Secondo articolo d'editoria, vede diviso in due parti l'anteprima della miniserie a fumetti Sette Crimini, nata dalla penna di Katia Centomo ed Emanuele Sciarretta. Queste sette storie vi guideranno alla scoperta di un crimine ogni volta diverso, e poi verranno indagati e approfonditi da giuristi esperti e analizzati a livello psichiatrico da Massimo Piccozzi, e la presentazione del cast produttivo al completo, rispettivamente nella seconda e prima parte del prodotto. Un fascicolo dei giochi, dove troverete in seconda e terza di copertina la dislocazione geografica dei Campfire sul territorio italiano. Due lettere, la prima di ringraziamento per l'acquisto fatto e la seconda che spiega come la fiera possa crescere anche in periodi come quello che stiamo attualmente vivendo. La lista completa dei Campfire in ordine alfabetico cittadino, un gioco che propone una serie di enigmi da risolvere intitolato Lucca Segreta, un gioco del tipo Roll and Write chiamato Lucca on the Roll, e infine un gioco di ruolo singolo ambientato in un mondo fantasy chiamato Ember's Horizon. In più troverete anche la carta del Lucca Campfire 2020 e una spilla da appuntare dove si vuole, utili entrambi per accedere a vari eventi dedicati soltanto ai loro possessori. Una pubblicità dove si consiglia l'acquisto della t-shirt dal costo di 14 euro più 3,50 euro di spese di spedizione. Un volantino pubblicitario della Grazie Natural, dove si sensibilizza all'uso di prodotti ecosostenibili, e un pacchetto di fazzoletti della medesima marca, e una miniatura del gioco Crossmaster con la sua carta e i segnalini necessari per poter giocare. Ora arriviamo alla parte succulenta di questa Bag of Lucca, ovvero i due mazzi di Keyforge al suo interno, che potranno sostituire in maniera egregia uno starter set, anche se la mancanza dei segnalini si farà sentire. Ma come già abbiamo visto in un video precedente su questo stesso canale, si potrà far ricorso a token di fortuna per mantenere intatta e divertente l'esperienza di gioco.
In essa troverete due unici delle espansioni Il Richiamo degli Arconti e L'Era dell'Ascensione, utili per diversi motivi, anche se, come nel mio caso, dovessero uscire dei deck non proprio ottimali. Ma comunque vada, avere a disposizione una coppia di mazzi pronti all'uso sicuramente darà una bella spinta al gioco, soprattutto a livello di curiosità, perché se si ha in mano un gioco nuovo, di solito si cercano informazioni al riguardo per poter almeno capire di cosa si sta trattando. Io ne sono la prova con la web series del canale Roll Dice e il gioco Crossmaster. Sono sicuro che questa mossa, fatta da Asmodee, che per la fiera è uno degli sponsor, sarà positiva per il nostro amato gioco di mazzi unici, aumentando ancora di più l'interesse per la forgia. In più, essendo due mazzi già completi e che non necessitano di nulla, si potrà giocare a casa con chi si vuole, un amico o un'amica giusto per provare, o con i propri familiari per iniziare a forgiare assieme le prime chiavi. I complimenti quindi vanno alla casa francese distributrice di giochi, tra i quali ovviamente c'è anche Keyforge, per aver scelto davvero bene le sue carte e aver promosso in maniera più capillare il gioco, dato che la Fiera del Fumetto di Lucca è conosciuta in tutto il mondo. Conclusioni. La Bag of Lucca viene venduta ad un prezzo di 8 euro al pubblico e contiene diversi prodotti al suo interno. Alcuni di essi hanno un valore accertato sul mercato, come ad esempio i due mazzi di Keyforge, venduti ad un prezzo raccomandato di 10 euro l'uno, e la miniatura di Crossmaster, venduta ad un prezzo raccomandato di 5 euro. Mentre altri hanno un valore puramente collezionistico, come le anteprime dei fumetti Sette Crimini e Vox Machina. Il resto degli articoli ha un valore complessivo che si aggira attorno ai 5 euro, tra stampe, sacchetto puro cotone e gadgettistica varia, per un totale complessivo di 30 euro di prodotto. Non serve quindi un logos per capire che acquistando la Bag of Lucca riceverete direttamente nel campfire della vostra città, o quello più vicino, un prodotto che a livello di spesa conviene avere, dato che un singolo mazzo di Keyforge in essa contenuto supera di ben 2 euro il valore dell'intera busta. Quindi, alla luce di tutto ciò, conviene acquistare la Bag of Lucca? Sì, conviene senza ombra di dubbio acquistarla, per beneficiare di ogni prodotto che essa ha da offrire. Prima di concludere, volevo consigliarvi di rivolgere qualche attenzione alle rimanenze, dato che non sono certo al 100% che siano state tutte vendute. E se in futuro dovessero riproporre lo stesso prodotto, o ovviamente qualcosa di simile, vi consiglio di acquistarlo senza pensarci troppo su, dato che il contenuto, almeno per questa edizione, mi ha personalmente lasciato piacevolmente colpito. In descrizione, come sempre, vi lascerò i link utili per acquistare la vostra copia e scoprire se nel vostro campfire ce ne sono ancora di disponibili. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarvi, vi invito ad iscrivervi ai canali che sono comparsi in sovrimpressione per seguire in maniera attiva ogni contenuto e per sostenere la community. In più, in descrizione troverete la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate a mutazione di massa. E se durante una partita vi verrà qualche dubbio su come risolvere alcuni effetti, per ogni carta ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video!